Buongiorno ragazzi, eccoci qui quasi puntuali, dico quasi, ma dai, i canonici 5-10 minuti li mettiamo in conto. Ciao Max, come stai? Ciao, ciao Roma, benissimo, grazie. Dai, ma 5 minuti sono Ma sono niente. niente, anche perché parlando di un aneddoto, i parrucchieri che arrivano ai corsi si prendono altro che 5 minuti. No, ma noi abbiamo bisogno di questo, come Vedi. parrucchieri abbiamo bisogno dei nostri tempi, dei nostri ragionamenti, dei nostri... No, Dobbiamo accomodare. se correte tutta la settimana, dici, fammi arrivare un attimino più tranquillo anche quando devo fare un Ma corso. sì, poi in quella giornata di formazione bisogna riposarsi, formarsi, fare coffee che è break, giusto. quindi è importante. Fare team anche. Certo, team. Va bene, oggi è un argomento di cui ci hanno scritto un po' di persone, e quindi da questa pulizia del colore, ma queste barrature di vario tipo, io le ho chiamate quando abbiamo parlato prima fuori linea, queste macchie leopardate che vedi in giro ogni tanto, è così. E poi tu volevi anche rispondere a una persona che aveva fatto una domanda sui volumi, no? Sì, Mario De Ceci, che è un nostro follower, uno che ci segue, è Assiduamente. un fedelissimo. E sì, mi ha fatto una domanda esattamente che l'altra volta nella trasmissione precedente, non ricordo se la precedente o la prima ancora, abbiamo parlato, ho parlato che si può tonalizzare anche a volumi un po' più alti, no? Anche a 20 volumi. Normalmente le tonalizzazioni si fanno a dei volumi ben più bassi. Quindi, però questo è un argomento dove ho bisogno di 2 o 3 minuti e quindi da dove partiamo, Romano? Da cosa partiamo? Va bene, no, partiamo da questo, visto che ce l'hai già in mente, magari ti sfugge dopo, e su questa cosa dei Sì, volumi. Dai. va bene. Allora, diciamo che quando si parla di tonalizzazioni, perché si parla di tonalizzazioni? Eccolo qua, Qua, Mario De Ceci. Mario De Ceto, subito Quindi pronto. rispondo subito, Mario, così poi puoi tornare ai tuoi tagli, ai tuoi lavori, i colori e quant'altro. E diciamo che quando si parla di tonalizzazioni, salve Iole, si parla di utilizzare dei volumi ossigeno a volumi bassi per un fatto fondamentale, che è quello che un capello che si deve tonalizzare si presume che sia un capello decolorato, schiarito, insomma, chiaro. A questo punto, un capello che è già trattato chimicamente non ha necessità di avere un ossigeno, degli atomi di ossigeno puro che possa catalizzare e rigonfiare lo stelo per far penetrare il colore all'interno. Non c'è questa necessità. Per cui vanno bene anche degli ossigeni a volumi molto bassi per tonalizzare. Quindi resta la regola che si è sempre conosciuto e quant'altro, ma non. Lo metto per inciso, non uso l'ossigeno basso perché rovino meno i capelli, ma uso l'ossigeno basso perché non è necessario un ossigeno a volumi più alti e lì c'è tutto lo sviluppo della sostanza cosmetica. Ora io ho fatto un esempio l'altra volta, in alcuni casi potrebbe accadere, ho detto esattamente questo, potrebbe accadere che io devo schiarire o decolorare un capello fino a un residuo di melanina giallo paglierino. Ma non riesco ad arrivarci e mi fermo a un giallo intenso. In questo caso, ho detto, utilizzando, ed è molto importante, anche molto particolare come concetto, in questo caso non sono riuscito ad arrivare a un livello più chiaro di giallo paglierino, che potrebbe essere un 10, no? Per dare un riferimento, Sì. perché non è detto che sia 10, e mi sono fermato a un 9. A quel punto io ho un residuo di melanina naturale molto intenso. Allora, in questo caso, utilizzare un tonalizzante che possa essere una tintura o un superschiarente ad ossigeni più alti, quindi a 20 volumi, si ottengono due fattori molto importanti. Uno, i 20 volumi continuano ad avere un'azione sulle melanine naturali residue, degradandole ancora un po' di più. Quindi mi permette ancora non una decolorazione, ma una schiaritura sulle melanine residue. Allo stesso tempo, l'utilizzo dei 20 volumi significa che all'interno della miscela ci sono maggiori atomi di ossigeno e questo significa anche che c'è un maggiore sviluppo della sostanza colorante cosmetica all'interno del prodotto e mi favorisce un'azione di controcolore maggiore, di conseguenza adatta al giallo intenso che io avevo. Quindi è come dire colorare a un livello un po' particolare, è un Grazie. esempio, un lavoro pratico che abbiamo fatto, ma come vedi è un ragionamento
non è complesso, però è da Beh, se beh, ragionarci, beh, è no? ancora un ragionamento bello tecnico, insomma, per Eh sì, bello super tecnico. addetti ai lavori. Quindi utilizzo il 20 volumi, così chiarisco, perché non vorrei passasse un messaggio sbagliato che Max ha detto di tonalizzare a 20, a 30 o a 40 volumi. Utilizzo dei volumi maggiori laddove c'è la necessità di intensificare la mia nuance e continuare a degradare il residuo di melanina naturale. Lo si può fare. Quindi a seconda delle situazioni uno deve Certo. utilizzare il metodo giusto, proprio per dire non c'è mai la stessa strada per arrivare a un risultato. Ma meno male, no? Questo ci dà la possibilità che abbiamo uno strumento in mano che è la conoscenza della materia della colorazione per i capelli e la si può, la cute, Non si non, schiarisce. in che senso la cute? Lui dice la cute non si schiarisce, non capisco se è domanda o se è affermazione. Vabbè, non lo so, Beh, la inteso cute, il no, la capello, cute, adesso Mario sì, perché la cute non c'ha i capelli. chiarisci, I tempi, dice. ovviamente. Ah, i tempi sono sempre, ovviamente, se hai necessità di degradare il residuo della melanina, potrebbe essere che i tempi li devi prolungare un po' di più, tipo 15 minuti, per esempio, no? Fino a 15 minuti. E mi riallaccio agli argomenti che avevamo trattato la volta scorsa, che sulle tonalizzazioni, sul corso di schiaritura che avevo fatto con gli amici, colleghi di Udine. E lì abbiamo proprio testato delle formule, io ho portato proprio delle formule che con l'azienda con la quale lavoro, dove il tonalizzante stesse in posa sempre tra i 15 e i 20 minuti, per ottenere soprattutto due funzioni. Una è questa di cui ho parlato, del degrado del controcolore della melanina, del controcolore del risultato da ottenere. Cioè, intendo dire che nel momento in cui lascio il prodotto in posa, ho anche una maggiore azione di deposito, di conseguenza di gestirmi il gioco del controcolore fra il colore che metto e quello che si incontra. Il secondo è che non ho la necessità di sciacquare dopo 5 minuti e di conseguenza se il mio tonalizzante ha una posa di 15-20 minuti, insomma, è quasi come una tintura normale, i tempi proprio di durata del colore sono nettamente maggiori. Un colore che sta 5 minuti in posa dura in maniera ovviamente diversa da un colore che posa per 20 minuti. Ecco, Quindi questa è la giusto. risposta dei tempi di posa. Sì, ma se sono ciò che è da tonalizzare senza toccare il resto della Questa è la base, classica domanda, che è questa. beh, certo, questo se stai facendo delle mesh, ovviamente qua il trucco sta solo nel fatto che non devi farti scappare il giallo intenso, dovrai schiarire con le ciocche il più avanti possibile fino ad arrivare al residuo di melanina che ti è più consono, insomma, quello ideale. È evidente che una volta che mettiamo a 20 sui capelli naturali il colore non cambia un po'. Beh, sì, certo, io ho fatto un esempio preciso, no? È la stessa riflessione che ha fatto il collega precedente. È ovvio che non utilizzerei mai un 20 volumi su una mesh, sto parlando di schiaritura, no? Ho fatto la premessa iniziale. Se faccio una schiaritura, quindi su lunghezze e punte, ho un biondo totale. A quel punto io posso utilizzare i volumi che sono più pertinenti. Certo, se metti, per essere sinceri, anche il 10 volumi o anche il 7 volumi agisce, insomma, a livello di schiaritura su un capello naturale. Adesso il capello naturale dice un po' di tutto, diciamo. Eh beh, sì, sai, se io ho i capelli bianchi, ne ho qualcuno scuro qua dietro e quando vado al mare in estate mi diventano giallini, no? Mi diventano rossicci. Il solo fatto dei raggi UV mi schiarisce i capelli naturali. Non vedo perché un ossigeno catalizzante, anche pure a 7 volumi o 3 volumi, non debba almeno rigonfiare i capelli e predisporli a ricevere raggi UV e quindi alle schiariture, no? È normale. Chiarire questo. Quindi per rispondere, per sintetizzare, perdonami, al collega di prima che parlava di schiarire in cartina, sì, in quel caso devi schiarire quanto più ti è necessario, altrimenti lo stesso tonalizzante non va bene per la base e per le mesh, ovvio, ovvio. Tu a proposito di cartine preferisci quelle, diciamo, di alluminio classico, che poi magari goffrate piuttosto, adesso sono tutte queste colorate e tutto di più, o sai quelle bianche un po' tipo polistirolo, non so se hai presente, Sì, quali? no, guarda, io sono abbastanza classico, nel senso che penso, allora, innanzitutto ci sono due tipi di situazioni, no? Perché quelle un po' plastificate e un po' di polistirolo scaldano anche molto di più. E di conseguenza, buongiorno Enzo, e di conseguenza riesci ad ottenere, come dire,
un ambiente alcalino maggiore e magari qualche passo più in avanti per la schiaritura. Per come mi comporto io, normalmente io utilizzo la carta argentata, goffrata, Sì, colorata, quello che l'è. per distinguere, per distinguere, insomma, che ne so, i volumi che ho applicato sulle cartine, eccetera, però utilizzo la carta argentata. La vera differenza, credo, che nel momento in cui stiamo utilizzando un prodotto che è un po' più plastificato, favorisce il calore. E il calore Schiarisci è di più. una buona condizione per le schiariture, diciamo, ma Ma? bisogna sempre stare attenti. E soprattutto con la deco. Eh sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo uno strumento in mano meraviglioso che però dobbiamo controllare. Quelli meravigliosi dobbiamo essere noi, attenti, precisi, sapere quando sciacquare e essere anche giudici indegerrimi che quando vediamo che il capello sta cedendo un pochettino, dobbiamo cedere all'obiettivo del colore, rivedere l'obiettivo e magari riprogettarlo senza rovinare i capelli, perché è l'unico capitale che abbiamo. Quindi diciamo che come consiglio dici di non lasciarli mai soli i capelli quando c'è in posa il decolorante, cioè, quindi No, continuamente, anche se assolutamente. magari Io... sei già abituato che tanto non succede niente per 20 minuti, controlla sempre prima. Ma certamente, sai, a volte si creano delle condizioni, no? Anche le cartine stesse si gonfiano e possono, faccio degli esempi, che ne so, il pennello ha toccato una parte metallica, c'era dell'acqua nella polvere, nella ciotolina, quindi può catalizzare in maniera diversa, si scalda, si fa un ambiente alcalino superiore al normale e magari col decolorante abbiamo toccato una vecchia schiaritura e lì i capelli si spezzano o si rovinano. E Ecco. quindi è il caso di noi stiamo facendo un lavoro molto particolare, artigianato di alto Di alto livello e livello. così ci dobbiamo comportare proprio, dobbiamo essere degli artigiani di alto livello. Beh, per usare una Non è per tutto compito del prodotto, anzi dal mio punto di vista è tutto compito nostro. usare una metafora, è un po' come la pasta, no? Sai, ci sono 10 minuti per farla, però non lasciatela mai sola, ogni tanto coccolatela un attimo, controllate Direi di sì. il giro del cucchiaio, giusto? Direi di sì, è proprio così, ma insomma controllare i dettagli è questo che fa la differenza tra lo chef, un cuoco, eccetera, insomma. Buongiorno Ok, Nicola, buongiorno. Simona, per un biondo freddo meglio la deco blu o la deco bianca? Allora, la Deco Blu è, insomma, sarò molto sincero. Non l'ho usata. Allora, ovviamente anch'io lavoro con un'azienda dove all'interno ci sono dei decoloranti bianchi, antigiallo e quant'altro. È ovvio che, diciamola così, che la Deco Blu, inteso come ciao ammonia, dimonia, viene inserito questo pigmento cosmetico all'interno della polvere decolorante per favorire proprio per essere proprio un antigiallo, no? Per essere, costituire se stesso come controcolore. È ovvio che se non raggiungiamo certe altezze di schiaritura, Ok. questo antigiallo, perché è poco, non è così in grado di essere un controcolore. E allo stesso tempo, quando, insomma, si raggiungono certi livelli di schiaritura, anche l'antigiallo stesso può degradare. Io personalmente, conoscendo questo, comunque uso l'antigiallo. Perché poi ci sono anche degli aspetti, come dire, psicologici, no? Mi fa sentire Ok. bene. Allora, Di solito gonfia quando si cede con l'ossigeno. può essere uno dei motivi, certo, una maggiore quantità di atomi di ossigeno puro uniti al abbiamo tanta gente oggi, salve Sì, Nunzio. sono scatenati, infatti non ci sto dietro, poi mi piace Giuseppe Romito che dice dillo che è una fesseria, penso che sia riferimento, noi metteremo Mi tutto. associo un po', Giuseppe. Diciamo che vabbè, insomma, tanto l'avevo spiegato. Diciamo che quel pigmento sintetico messo lì dentro a quel livello di alcalinità, dopo 15-20 minuti, è durissima che riesce a sopravvivere. Insomma, Allora. ecco, questa è la verità. Ok, allora Luana, intanto sto perdendo un po' di messaggi perché siete in troppi a scrivere. Mi è capitato di aprire la cartina e mi è uscito dell'acqua. Per quale motivo? Premetto che non ho superato i tempi di posa. Quando ti esce dell'acqua vuol dire che c'è qualcosa di instabile nell'ossigeno. E una delle cose molto importanti
è anche agitare l'ossigeno, perché l'ossigeno è fatto di acqua demineralizzata e di atomi di ossigeno puro, no? Quindi ossigeno, gas reso liquido. E molto spesso si separano, può capitare che si separano. Quindi il consiglio che do io è fare sempre una piccola shakerata, non come facevano cocktail nel film, ma una piccola shakerata all'ossigeno per permettere insomma, il rimischiarsi di queste due sostanze. Ok. Questo potrebbe essere uno dei motivi. Per raggiungere toni freddi, con cosa tonalizzo? Con cosa Beh. tonalizzo? Puoi avere dei toni freddi con tonalizzazioni che hanno delle basi sul verde o sul blu, per esempio, no? I grigi sono colori costituiti con il barra 1, con il cenere o addirittura con il barra 8. Ciao Matteo, ciao. Però hanno delle basi o verdi o blu, quindi dipende tantissimo dal livello di schiaritura che ha raggiunto. Significa, faccio un esempio: nel caso in cui io avessi raggiunto un livello di schiaritura giallo paglierino, allora in quel caso è molto più importante che la predominanza di tonalizzazione sia sul verdino, perché il controcolore, senza eccedere ovviamente. Nel caso in cui la schiaritura fosse sul giallo intenso, sarebbe più importante che il mio controcolore con cui tonalizzo sia insomma, sostanzialmente più blu, perché ho bisogno di un impatto più importante per gestirmi questo giallo, e ottengo un grigio, per esempio, più scuro. Ok, nella deco Per si può aggiungere un po' di aggiungere un shampoo shampoo di di giallo? giallo, nella deco no, nel momento tutto ciò che si aggiunge nella deco, a parte l'ossigeno, dico un termine che fa ridere, annacqua, cioè proprio perché lo shampoo poi è anche acqua, no? Ah, E sì. diluisce e quindi Ma lei lì non potenza. c'è qualcuno che c'è cioè qualcuno non è una tecnica della pulizia del colore, Sì. shampoo, deco, ossigeni, questi Sì, mischioni. guarda, noi abbiamo una formuletta nel libro, nel capitolo delle schiariture o soprattutto abbiamo un capitolo che parla proprio di come passare da una tonalità a un'altra. E quindi per eliminare, per esempio, un tono, no? Un'altezza di livello, un tono, oppure un riflesso indesiderato, abbiamo una formuletta proprio che viene fatta con una parte di decolorante, una parte di ossigeno e una parte di shampoo. Questo per favorire, ovviamente in questa maniera si inibisce. C'è scritto proprio la formula chiaramente di come si fa, eh? In questo Comprate il caso libro, si ragazzi. inibisce la come? Comprate il libro, ragazzi. Ah, vabbè. E in questo caso si inibisce la forza decolorante del decolorante proprio affinché si abbia il tempo attraverso lo shampoo, che è anche un veicolante, si abbia il tempo di applicarlo tranquillamente nei capelli al lavaggio e lo si può osservare mentre lavora e in distanza di 5-10 minuti di solito diciamo che viene via quel tono o quel riflesso indesiderato. Ok. Tira su la copertina del libro che lo Ah, facciamo ok. Sì, lo si vedere, può comprare, guarda, qui c'è un sito che si chiama proprio aspetta. ilcoloredecapelli.it Ok. e questo è il libro e niente, questo è il sito ufficiale ilcoloredecapelli.it. Intanto Patrizia ha subito detto comprato. Ah, grazie Mario Patrizia, c'è grazie. E tutto. voglio fare una piccola cosa. Se avessero un quesito durante la lettura, una qualsiasi necessità, possono scrivere al nostro social Facebook con delle domande e io avrò cura, magari non nella giornata stessa, ma insomma nell'ordine di idee, di tempi realistici, avrò cura di rispondere, di essere preciso, Ok. magari aiutare la lettura o non lo so, sviluppare qualche domanda Ok. Il interessante. colore dei capelli, Questo, giusto il libro? Il il titolo. colore dei capelli, sì, e il sito Ecco. è ilcoloredecapelli.it. Quindi lo metto qua grosso, ragazzi, perché Sì. continuate a scrivere dove si chiama il libro. Ragazzi, libro, il colore dei capelli, Anche se si cercasse su cercate. Sì, Google, sì. semplicemente mi pare che cominciamo ad uscire già nei primissimi risultati. Dicevo, se qualcuno avesse la bontà, la voglia, il desiderio, la necessità di condividere una riflessione piuttosto che una necessità, eccetera, Ivan Bucci, ho acquistato un libro 2 anni fa e una Bibbia. Oh, ragazzi, Grazie Ivan, io spero di Ivan, aver il piacere non so se lo conosci, Ivan è uno di... degli ambassador Olaplex ufficiali che Esatto. fa i campus con Adi Flexstore, quindi lui, se andate a vedere i suoi lavori, Nook Studio, fa dei balayage, delle cose pazzesche, ha un salone a Salerno, è davvero un grande, e dire che ha acquistato un libro e una Bibbia non può solo che darti autorevolezza. Io lo ringrazio, spero di conoscerlo quanto prima, lo conosco solo, lo vedo in video quando fa dei lavori per Sì. Olaplex, mi hanno parlato di lui ovviamente.
Io più che ringraziare, veramente non posso, molto umilmente. E così, insomma, facciamo lo stesso lavoro, è bellissimo, ci divertiamo a fare questi lavori fantastici. Vedi che lo conoscono, infatti anche gli altri, è Giusto, grandissimo. giusto, Okay. Allora, poi giusto, giusto. abbiamo una domanda che questa qua penso che non sia una parrucchiera, però te la metto lo stesso. Base scura, voglio fare nocciola, ossigeno a quanto? Dai, aiutiamo oggi. Base scura, voglio fare nocciola, ossigeno a quanto? Ah, Eh beh, non lo so, io devo fare esempi perché, nel senso, se una base scura, per esempio, molto semplice, se i capelli fossero naturali, una base scura di livello 5 devi utilizzare per un nocciola perlomeno un ossigeno a 30 volumi. Se è base 4 devi alzare il volume dell'ossigeno, devi passare anche a 40, insomma. Però detto così è una Sì, domanda no. molto... molto ad ampio spettro, perché se poi i capelli sono una parte naturale, una parte colorata, cambia tutto, cambia totalmente. Ok, Ho fatto la poi vista del sì, corsi. Rosella, radice 100% capelli bianchi, quali colori non bisogna mai usare? Dai. Ma non lo so, non ci sono dei colori che non bisogna mai usare. Quello che posso dire che mi viene proprio d'istinto da rispondere è che io non uso mai i colori naturali da soli, perché possono tendere a manifestare il riflesso per cui sono nati, 100 volumi, dici, 100 volumi, scherzavo. certo. Perché tendono a manifestarsi, possono manifestarsi opachi, no? Quindi, quando 100% capelli bianchi, se dovessi fare un 5-0, io comunque unisco una parte di riflesso che possa essere dorato, un marroncino, qualcosina. Tendo a dare a scaldarlo un pochettino o a raffreddarlo per evitare che ci sia questo riflesso piatto, questo grigiume, del naturale. Questa è l'unica cosa che farei. Che differenza c'è fra tonalizzare e neutralizzare? Ma un termine magari usato Probabilmente, un po' impropriamente, no? forse il Può essere. neutralizzare è usato un Sì. po'. Forse io penso che tonalizzare è l'atto di tonalizzare, di mettere un tono dominante su un colore che incontra. Neutralizzare è inteso come neutralizzo il riflesso indesiderato con un altro colore, ma fondamentalmente è lo stesso atto. Enzo Romano, quando il Nuovo Testamento della tua Bibbia? Quando è che esce il Dai, non mi sequel? farle passare. Aspetta, aspetta, questo è il momento che devo parlare di Gianfranco Cortesi. Non mi fate passare per essere insomma, di sapere tutto questo, perché Gianfranco Cortesi ha rappresentato nella mia vita un personaggio ed è un personaggio fondamentale per tutto il percorso colorimetrico che ho fatto. Questo libro è stato scritto assieme a lui. E ne ha la proprietà totale di moltissime intuizioni, che sono le intuizioni sulle melanine e della doppia scala cromatica, Romano, che è un'intuizione meravigliosa, che Ci dobbiamo fare Gianfranco è una mente. una decina di puntate solo su quella. Sì, assolutamente, Gianfranco è una mente, ma il Allora. libro solo online posso comprarlo? Sì, lo puoi comprare online sul sito ufficiale O anche ai e corsi, pagandolo no? con la carta o anche in contrassegno. Beh, se vengono ai corsi lo trovano il libro, li Ai corsi portate? sì. Ok, vedi. Intanto grazie Lori, interessante questa diretta, Ah, che bello, che è sempre un bello. piacere E leggere. soprattutto ne approfitto, Romano, che se vogliono lasciare delle domande, noi Sì, improvvisiamo infatti anche gli argomenti, i contenuti, che dobbiamo fare delle. Non è che dobbiamo avere un copione per forza. eravamo partiti che dovevamo parlare di pulizia del colore e ne Sbarrature. parleremo la prossima volta perché Perfetto. va bene. Allora, cosa ne pensi di chi sostituisce il naturale con il dorato per miscelarlo ad altri colori di presenza? Se vuole ottenere sui capelli bianchi una colorazione calda finale, sì, penso che va bene. Come dicevo, anche io utilizzo, anche se fossero 100% di capelli bianchi e volessi ottenere un 5-0, diciamo naturale, o un 5 naturale, io comunque metto un po' di dorato per dare proprio un po' di caldo, no? E per evitare che ci sia un riflesso piatto, troppo pastello, che non comunica molto. E nel caso in cui si voglia. La teca che devo usare. Capelli sottili che devo usare. Sì, beh, io adesso non vorrei fare pubblicità, ma insomma, utilizzare un decolorante, magari se hai capelli sottili, se sei già chiara, puoi utilizzare un decolorante senza ammoniaca e insomma, non so quanti toni devi schiarire. Se devi Esatto. schiarire pochi toni, utilizza un prodotto magari senza ammoniaca però aspetta, ricominciamo.
Finisco di rispondere alla Sì, domanda sì. precedente. Va bene utilizzare, mettere delle nuance calde all'interno di nuance naturali per avere degli effetti più o meno caldi, ma anche per avere un effetto naturale, un piccolo riflesso all'interno non guasta mai. Grazie Ok, no, era la a te, ok. grazie a te. Per Ok, quindi quanto riguarda il decolorante, con ammoniaca o senza ammoniaca, è importante fare un distinguo. Se devo schiarire, per esempio, tre toni, lo si può fare decolorare tre toni, lo si può fare con ammoniaca o senza ammoniaca. È importante anche la scelta degli ossigeni e il tempo di posa in relazione a non rovinare i capelli. È ovvio che un capello sottile già sottoposto a delle decolorazioni, insomma, probabilmente è già degradato, insomma, no? Bisogna stare attenti. Quindi non c'è una scelta precisa. Quindi Cesa. anche io propriamente ho detto senza ammoniaca o con ammoniaca. Sembra che uno rovini e uno no. No. No, uno è più potente, quindi ti fa un percorso più a lungo termine, l'altro magari non arriva ai classici 7, 8, 9 Sì. toni. La L'ammoniaca è più scelta è molto potente. personale. Quello con ammoniaca è più potente, vero? Beh, quello con ammoniaca è più potente, Spinge certo. di più, visto il termine che è dei parrucchieri, che Sì, sento più spesso. veloce e anche probabilmente proprio più potente perché rischiarisce anche qualche tono in più. Poi Ok. dipende sempre dal punto di partenza. Usi mai i colori di un solo riflesso, esempio il punto 31, 35 per coprire i capelli bianchi 80? Sì, assolutamente sì. Io uso un'azienda dove utilizzo per esempio 100% dei capelli bianchi, io utilizzo 2/3 di punto 35 e 1/3 di parte naturale. Di base naturale, proprio per l'intensità e la cosa importante è la scelta dei volumi in questo caso sulla copertura. Assolutamente sì, dobbiamo fare una cosa. Si può usare un colore in cartina per capelli fini? Sì, penso di sì, se ho capito la domanda. Si può usare in cartina. Per la copertura dei capelli bianchi dobbiamo fare un esempio molto chiaro. Se uno, per rispondere alla collega di prima, se si applicasse uno 0,35 o un punto 35 su un 100% dei capelli bianchi, vengono completamente coperti del riflesso punto 35. Il problema quando si pone? Quando vicino a quel punto 35, quando vicino a quel capello bianco c'è un capello naturale più scuro, quindi di base 5 o di base 6. In questo caso bisogna fare la scelta dei volumi dell'ossigeno appropriato perché altrimenti il capello bianco si vedrà sempre in trasparenza. Copertura radice bianca, quale ossigeno usare per non far venire la trasparenza? Esempio, l'ho già fatto l'altra volta. Se devo realizzare un 7-3 biondo nocciolo per tutti e parto da una base naturale 5, devo necessariamente usare il 30 volumi, altrimenti base 5 con 30, 40, 50, 70% dei capelli bianchi o 80% dei capelli bianchi bisogna usare il 30 volumi perché bisogna schiarire di 2 toni la parte naturale. Ok, è una domanda particolare di Le Jacopone domande Gioia, sono sono fatte fatte da da tutti i tutti i parrucchieri. parrucchieri. Beh, il nostro è un canale dedicato a loro per la maggior parte e direi che Gioia, la maggior parte direi di sì. sì, quindi Gioia, vai, fai pure qualche domanda perché cerchiamo di dare anche qualche risposta al cliente finale, se ce la posso. Perché no? Baracca ossigenata, che funzione ha miscelata con la crema colorante? Ha tre funzioni, quella di catalizzare, quindi costituire e allo stesso tempo ha quella di schiarire, costituire la molecola colorata, nella catalizzazione, la molecola colorata cosmetica che è all'interno del tubetto del colore, e quella di riequilibrare il pH. Quindi l'acqua ossigenata schiarisce, catalizza e costituisce la molecola colorata e riequilibra il pH. Ok, abbiamo fatto 30 minuti di un Va bene, fiato. dai, lasciamo, va bene, se no diventiamo noiosi, diventiamo, Va che ne so, stiamo qui a parlare, bene. insomma, siamo passati, grazie per i consigli, grazie a Sì, te Rosa, dai, spero ok. di, e soprattutto scrivete domande che le utilizziamo per le puntate successive, più domande fate, più ci divertiamo. Sì, io oggi il tema della puntata doveva essere la pulizia del colore, quindi appunto come questa tematica per schiarire, non tanto schiarire, ma ritrovare i vecchi riflessi che Certo. sono andati un po' perduti, togliere via questa opacità, ma purtroppo ne parleremo la prossima volta, ragazzi, Dai, perché ne parliamo la prossima si volta e se ci scrivessero domande e magari la trasmissione non solo ci divertiamo, ma la rendiamo utile al lavoro quotidiano. Sì, mettiamo una specie di sondaggio sulla pagina e di cosa volete che parliamo e Max sarà con voi. Sarà con voi, Assolutamente, ma facciamo. sarai con voi anche con i corsi, con i tuoi corsi, dai.
Sì, dai, adesso ho avuto un paio di pause in realtà per la storia del coronavirus, bisogna parlarne, magari, però magari fra 15-20 giorni tutto sarà più regolare perché insomma la situazione si sta regolarizzando. Grazie per la risposta, ho fatto la domanda perché molte sarebbero le basi per un Eh parrucchiere. sì, questo è un canale dedicato ai parrucchieri, ricordiamo, e quindi la maggior parte del pubblico solitamente per i temi trattati sono parrucchieri. Poi Sì. qualcosa va dentro nel consumer, virgolette, no? Perché è Certo, certo, argomento un po' certo. di tutti. E quindi dicevamo, qualcosa è saltato, però il coronavirus sta scendendo di intensità, fra 15-20 giorni tutte le attività ricominceranno alla grande e ne approfitto anche per fare un piccolo slogan, tutti i corsi che noi facciamo, che io in prima persona faccio, che sono dedicati in questo momento alle schierature, e le decolorazioni delle schierature, il corso la storia del taglio a colori che faccio assieme a John Santilli e anche gli altri corsi, insomma, sui colori, sono corsi molto pratici, sono tutti destinati al problem solving quotidiano. E i miei corsi vengono svolti, così rispondo direttamente a Lori, vengono svolti in maniera itinerante, qualcuno lo faremo anche nella sede di Parrucchierando a Milano, appena ce ne sarà. Se passa questa tosse. Esatto, appena ce ne sarà l'opportunità, Roma, però ne approfitto per dire anche un'altra, per sottolineare due aspetti. Uno, che i miei corsi non sono teorici, o meglio, se il mio corso dura 6 ore, perché questa è grosso modo la durata, noi abbiamo un'oretta, un'oretta e mezza, due al massimo di teoria. Infatti io sul corso scrivo anche 30% teoria, 70% pratica. Le altre 4 ore sono di pratica perché dobbiamo fare degli esercizi pratici che poi il parrucchiere quando va a casa sa cosa deve fare e ha guadagnato qualcosa, non ha solo speso dei soldi. E il secondo aspetto è che uno dei corsi più importanti che faccio è Questa è sulla domanda di a prima, Tranello. per vedere se eri un qua qua qua. Allora, la mia domanda era a Tranello, ma vedo che sei molto preparato, non sei uno improvvisato come... Ah, io ringrazio Giovanni. Giovanni è lo stesso che ha fatto la domanda sull'ossigeno? Sì, l'aveva fatto, Ok. vedo se la vado a recuperare. Va bene, a posto, nessun problema, Era Giovanni. questo qua, era questo qua, l'acqua ossigenata funziona miscelata con la crema deodorante. Bene, Ho fatto bene, bene. una domanda Giovanni, lo cattiva. puoi trovare sul mio libro, c'è scritto, c'è anche una quarta funzione che non ho detto per non divagare. Bravo. E va bene. E quindi dicevo, un altro aspetto importante è che i corsi sono molto pratici. Grazie Rosa. E uno dei corsi che funziona tantissimo, Romano, con cui ci divertiamo tanto con i parrucchieri, è un corso di coaching. Quindi, per rispondere, mi pare si chiamasse De Rosa, la mia collega. Molto spesso io mi reco all'interno di parrucchieri, di attività proprio di parrucchieri, e assieme a loro facciamo un programma personalizzato per formare il titolare, il team e lavoro anche, mi integro anche con il lavoro nella clientela. Non è coaching come ti faccio un coaching e mettiamo insieme 4-5 parrucchieri, ma è il tipico aspetto, concetto di coach americano, proprio come allenatore. Non è possibile fare questo corso, per esempio, a due parrucchieri, deve essere fatto a uno, Ok. perché bisogna entrare in un contesto di mentalità di squadra. Quindi ragazzi, state sintonizzati per le date, se trovate posto, perché l'altra cosa che mi ha stupito è che mi dicevi 10 persone, 12, non fai le sale da No, 50, anche se ne avresti la possibilità. E perché questo mi Romano, dicevi? perché quando si fa formazione, per esempio, su argomenti come la domanda che ha fatto Giovanni sugli ossigeni, vanno fatti degli esercizi adeguati per dimostrarne la veridicità. Prima mi hanno chiesto domande sulla tonalizzazione, significa che bisogna stare una giornata a schiarire delle ciocche in un certo modo, delle modelle, tonalizzarle in modo giusto e non è possibile farlo con una serie di persone perché la cosa che mi piace tantissimo è guardare negli occhi le persone che frequento e dare delle risposte dirette e precise alla domanda che mi viene fatta, se riesco ovviamente, non è che sto dicendo, però è importante per me questo è molto importante. Se io vado a fare un corso, lo dico sempre. Ciao Matteo, a presto. Se io vado a fare un Guarda, si corso, taggono tra di loro, andiamo da lui. se io vado a fare un corso, non è, cioè, no, faccio un investimento, no? Ma la cosa importante per me è sapere, avere la certezza che le notizie che ricevo io le posso metabolizzare e mi devono servire a qualcosa.
Quindi se io non posso rispondere personalmente a tutte le persone, avranno delle notizie sommarie e andranno a casa e diranno sì, interessante, però non mi ricordo questo, non ho capito come si fa quest'altro. Quindi io preferisco incontrare 10 persone per volta e avere però 10 feedback e dare 10 risposte importanti piuttosto che 20 e 30 e dare delle notizie generali. Insomma, questo è il mio format. Perfetto, allora, Rosella dice copertura radice bianchi, tono su tono, è sbagliato usare ossigeno a 10 volumi per una maggiore copertura? Allora, tono su tono prevede l'utilizzo di un ossigeno a 10 o a 20 volumi, no? Ciao Bruno, è un tipo di colorazione, ok? Dove all'interno l'alcale è diverso dall'ammoniaca, ha proprio il concetto di tono su tono è colore dello stesso tono, quindi non ho bisogno di schiarire ed ho bisogno di depositare. La copertura dei capelli bianchi si potrebbe ottenere anche una copertura al 100%. Utilizzando una colorazione tono su tono, avendo almeno l'utilizzo di un ossigeno a 20 volumi. Però sto parlando, sia molto chiaro, 100% capelli bianchi, perché se fossero 95 le cose cambierebbero. Ok, Giovanni Villa, scusami se mi sono permesso. Ok, ma Ok, tranquillo Giovanni, io non ho, come si dice, mi sfugge il termine, non sono permaloso, anzi, mi fa piacere. E magari l'hanno ascoltato anche gli altri, quindi io sono qui, sono un parrucchiere come te, sto cercando di informarmi e di condividere il nostro lavoro. La formazione non si ferma mai, noi abbiamo messo dei post, non si smette mai di imparare, soprattutto i parrucchieri sono sempre sul pezzo in questo, direi. Sì, assolutamente, ed è bellissimo, e soprattutto è quello che dicevi tu l'altra volta, Romano. Io incontro le classi come sono stato a Udine. E ho avuto 17 persone, in questo caso era un corso un po' diverso, era diciamo teorico e poi pratico il secondo giorno, 17 persone fra titolari e collaboratori, e ho avuto 17 persone con 34 occhi puntati per le 12 ore di formazione che abbiamo fatto, un super interesse, persone che avevano voglia di stare lì. E questa è una cosa che sto percependo sempre più in tutti gli incontri che faccio. Forse sta cambiando qualcosa da quella formazione molto generalizzata Ma che magari abbiamo avuto anche per molto tempo, senza io colpevolizzare nessuno. vedo che vengono sempre persone molto preparate ai corsi, non viene più quello che sta iniziando, quello fa altre tipologie di corsi, ma quando fai corsi come il tuo, così arrivano persone che sanno vita, morte, miracoli dei capelli, dei colori, eppure vengono per apprendere ancora di più e c'è questo sharing, no, tra di loro che aumenta ancora il livello Sì, della giornata. sono convinto, è bellissimo e questo probabilmente io lo posso racchiudere in una. Siamo apprendisti. Esatto, guarda, esattamente Giovanni. Tutto ciò si può racchiudere, quello che tu hai scritto e quello che io sto dicendo, parrucchieri molto preparati che vengono ai corsi e tutto si racchiude nello stupore di continuare ad imparare quell'atto fisico meraviglioso di colorare, perché le regole si possono racchiudere in un libro, le esperienze empiriche proprio no, e sono personali e la cliente sceglie Giovanni piuttosto che me per le nostre esperienze empiriche, per la nostra visione, per la nostra capacità. Io e Giovanni studiamo tutti e due sullo stesso libro, lui è più bravo di me perché sa interpretare meglio, perché sa lavorare meglio, perché ha il talento migliore. Questo è. E probabilmente, Romano, questo è il motivo per cui noi continuiamo a confrontarci. Siamo quasi in chiusura, dai, le ultime due o Sì. tre domande. Cambiano i volumi se si hanno i capelli molto sottili o molto grossi? Diciamo di no, soprattutto se un capello è già colorato, non incide tantissimo che restano aperti. Chiaramente se dobbiamo colorare un capello lungo 70 cm e molto grosso ed è vergine, lo coloriamo per la prima volta, probabilmente oggi potrei parlare di marmorizzazione, ma veramente oggi basterebbe fare uno shampoo alcalino sopra e poi togliere l'eccesso d'acqua e colorare ai volumi necessari. Non è che per aprire i capelli devo usare il 30 volumi piuttosto che il 20. Casomai preparo i capelli. Togliere il Come quando verde c'è un dicevano gli ultimi. procedimento veloce. Beh, nel nostro lavoro, Rossella, di veloce non c'è quasi più niente. No, nel senso che il 20 va tolto con uno di quei lavori di cui Romano mi voleva far parlare, che erano quelli Non della ce l'abbiamo pulizia del fatta. colore, in questo caso, però certamente va leggermente decappato e con una miscelazione, per esempio, con una parte di molto gentile, ma grazie a Genero. te, mi piace parlare del mio lavoro.
del nostro lavoro. E, per togliere il verde della domanda di prima, bisogna decappare con una soluzione, insomma, piuttosto leggera affinché si elimini solo la quantità di sostanza colorante che costituisce il verde e non si va oltre. Perché poi magari comincia a toccare anche il colore sottostante e comincia a venire fuori il giallino, il caldo, sto facendo degli esempi. Quindi una sostanza che decappi in maniera leggera la si può sciacquare quando è il momento giusto. E poi si deve applicare sicuramente un tonalizzante adeguato. Ok, dai, adesso siamo proprio in chiusurissima. Sì. Dove si terrà questo corso e quando? Metteremo tutte le date prossimamente anche qua nei commenti. Adesso purtroppo questa cosa di questa virus che blocca l'Italia ha Sì. un po', diciamo, messo in difficoltà l'organizzazione di eventi dove ci sono aggregazioni di persone, però nella parte sud dell'Italia però stai andando avanti, no? Sì, qui sto lavorando, non c'è questo. Avevo un seminario a Pesaro, però fino a domenica 8 marzo sono chiusi, insomma, vietati tutti gli incontri, sia pubblici che privati, e quindi è stato rimandato, ma qui nel Lazio, dove sono io, Campania, insomma, tutto regolare. Mi fanno i complimenti anche a me per aver saputo gestire una diretta molto dinamica. Beh, ma io clicco soltanto sul mouse e poi lui, parla lui, quindi non No, faccio niente. invece scegli gli argomenti giusti e sei sempre pertinente. Complimenti, Romano. Bravo, dai. Allora, ragazzi, ricordatevi, il libro, dov'è che l'ho messo? Qua, Il colore dei capelli. Andate e cercate, mettete questo indirizzo su Google e automaticamente vi uscirà dove farlo e poi iscrivetevi al corso di Max perché ne vale davvero la pena. L'avete visto qua in 30 minuti, figuratevi cosa può dare in 8 ore o in 2 giorni, addirittura perché sono anche corsi di 2 giorni. Sono sempre divertenti. Allora, la prossima volta parliamo della pulizia del colore, se ce lo fanno fare. Se no, se avete di meglio, ragazzi, scrivete quello che volete e noi andremo a trattare l'argomento. Giusto? Assolutamente sì, guarda, mettete domande che servono, dei lavori che servono al vostro quotidiano, improvvisiamola, cerchiamo di improvvisare la trasmissione. Va bene, dai, grazie Max, grazie a tutti quelli che sono nati. E chiudo con questa perla per te. Comprato adesso Lori Ah, Tognetti. Voglio la grazie percentuale, voglio la allora. percentuale, poi dove se ti chiamo. Va bene. Va Ciao a bene, tutte dai. le persone, veramente oggi è stato splendido. Tutte le Ok. persone ci hanno seguito. Un ciao a tutti e ciao a te, Romano. No, ciao a tutti ragazzi e arriveranno Ciao. le date, Marianna. Ciao ciao. Molto presto. Ciao, Marianna.